Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video unboxing. Come avete intuito dalla locandina e dall'introduzione a questo video, oggi abbiamo a che fare con la seconda in art del canale, seconda in art della mia collezione personale e della Wave dedicata al Signore degli Anelli. Sto parlando, ovviamente, di Sua Maestà Aragorn nella sua Premium Edition. Acquistata, come al solito, da ilcolossodenerd.com, che non posso far altro che ringraziare per avermi procurato questa edizione premium, quindi grazie Gianluca. Dopo il grande successo di Gandalf, per cui ringrazio tutti voi perché siete stati super partecipativi nei commenti, nelle visualizzazioni e quant'altro, quindi il video vi è piaciuto tanto, preparatevi perché si preannuncia un altro capolavoro, questo Aragon. Mettetevi comodi ragazzi perché anche questo video non sarà cortissimo, perché... Solo per la sezione accessori ci stiamo parlando di più o meno una ventina di accessori, quindi abbiate pazienza, sarà un po' lunghino, ma spero che ne valga la pena. Cominciamo. Ed ecco qui la vastissima gamma di accessori in dotazione a questo Aragorn, una in art sempre molto generosa in termini di accessori, lo era già stato con Gandalf e qui credo proprio che si sia superata, quindi ragazzi mettetevi comodi perché cercherò di essere il più veloce possibile ma qui ci sarà molto da vedere, molto di cui parlare. Cominciamo molto rapidamente con la lettera di benvenuto che avevamo visto anche in Gandalf con, contenuta in questa busta cromata con la scritta in art sul fronte, lettera di benvenuto e di ringraziamenti soprattutto da parte dell'azienda che ci tiene a ringraziare appunto per l'acquisto tutti coloro che sono in possesso sia di questa versione che di quella standard. Molto elegante, molto bella, così come questa targhetta espositiva, anche qui con il faccione di Aragorn, capolavoro, la scritta Aragorn e sulla parte bassa Lord of the Rings, la compagnia dell'anello. Nella parte posteriore, invece, come si confà ad ogni museo che si rispetti, il Signore degli anelli, la compagnia dell'anello Aragorn di Inart con la data di rilascio, addirittura l'orario. Poi libretto di istruzioni, ovvero un vero e proprio capolavoro, anche questo, con copertina trasparente e poi all'interno svariate immagini, progetti e quant'altro che. Ci aiuteranno non solo a montare la figure perché ci sarà qualcosa da montare in quanto ad abbigliamento. Ma vi anche la spiegazione, come vedete, del perse, movimento degli occhi, del, di tutti i materiali che sono stati utilizzati, come montare e smontare la testa. Insomma, tutte le informazioni contenute in questo libretto di istruzioni, che è davvero un capolavoro a sé stante. Adesso cominciamo invece con gli accessori veri e propri, ovvero la basetta. Una basetta molto simile a quella di Gandalf per quanto riguarda la forma che sento un po' più leggera, adesso vedremo, scopriremo anche il perché. Stessa forma rettangolare ma con motivo differente. Questa cosa potrebbe piacere o meno in un'esposizione in cui i due personaggi saranno vicini, forse sarebbe stato meglio avere la basetta uguale, ma in questo caso secondo me in art si supera come in tante altre cose che vedremo fra poco e qui c'è questo motivo con questa sorta di pavimento di mattoni giudicate voi il realismo sia di questa verniciatura che di questa scultura con addirittura dei fili d'erba che non dico che è erba vera ma l'erba quella utilizzata per le miniature appunto per le repliche che è incollata in varie sezioni sia del bordo sia fra un mattone e l'altro ed è tutto veramente molto molto realistico. La verniciatura è impeccabile anche all'interno di queste crepe, rende tutto molto reale. Ma soprattutto quello che mi piace di più è il profilo: il profilo con questa sorta di architettura elfica. Con i vari archi ed è uno spettacolo così come la targhetta sul fronte con la scritta Aragorn, come avevamo visto anche con Gandalf, che è scolpita all'interno di questa sezione. Particolarità di questa basetta, al contrario di quella di Gandalf, è che potremo andarla ad aprire. Forse ci riuscirò. Non è stato facile, ragazzi, togliere questi adesso l'ho un po' allentato ai fini del video, ma non è stato facilissimo perché. Bisogna magari prendere un cacciavitino oppure con le unghie piano piano girare, vabbè, questi sono dettagli. Come vedete all'interno c'è un meccanismo che permette di spostare i magneti. Possiamo spostarli lateralmente oppure anche in su e in giù. E quindi questo meccanismo permetterà di applicare i magneti dove vogliamo in base alla posa che vogliamo dare ad Aragorn. Questa cosa mi piace, la trovo una genialata, il che rende tutto molto più leggero ovviamente, ma avrei preferito probabilmente un magnete per tutta la basetta. Però ragazzi diciamo che è una piccolezza, un dettaglio, ma credo che funzioni molto bene, poi ovviamente lo testeremo con il body di Aragon. Potremo quindi muoverli a nostro piacimento e sistemarli come più ci piace per la posa di Aragon. Il coperchio lo mettiamo in un secondo momento perché altrimenti rischiamo di fare danni. Procediamo poi con il primo degli accessori esclusivi di questa edizione premium, ovvero la spada frammentata, la spada Narsil. Scusate fan più accaniti del Signore degli Anelli se per caso ho sbagliato la pronuncia. Spada con i vari frammenti realizzati ovviamente in diecast, in metallo. Abbiamo la parte culminante della lama, qualche frammento quella e poi l'Elsa. Questa è la parte più famosa perché è quella usata da Isildur per tagliare il dito a Sauron. Giudicate voi la qualità dei dettagli, sia della colorazione e della verniciatura della parte metallizzata con qualche segno puntinato di usura e di ossidazione del metallo, sia per le rifiniture dorate che troviamo in queste due parti dell'Elsa e anche in questa parte finale. Manico invece dipinto di nero. Davvero bellissima, molto pesante, ottima la resa di questa spada. Non so se la userei mai in una esposizione di questo Aragon, ma comunque qualità eccellente. A proposito di spada, è il momento quindi di vedere Andoril, la spada di Aragon riforgiata dai frammenti di Narsil. Anche qui cura del dettaglio maniacale, molto pesante, anch'essa in metallo. Troviamo la stessa qualità della verniciatura, è anche molto appuntita la lama, stessa qualità della verniciatura che abbiamo visto nei frammenti di Narsil, qualche parte sporcata, un po' di argento e di oro, manico in questo caso con la colorazione verde e anche qui nulla da dire. Spada che può essere riposta volendo all'interno di questo fodero, questo invece è realizzato in plastica, plastica rigida, anzi leggermente flessibile ma comunque molto rigido, con questa texture, non so se riuscite a vederla, questa texture particolare che rende tutto molto realistico. Ci sono poi i vari legacci che sono in pelle vera, almeno così sembrano essere anche dall'odore che emanano, e poi varie rifiniture dorate nelle tre sezioni. Come vedete qui c'è anche la possibilità di allocarci questa sorta di baionetta, questo coltello correggetemi ragazzi se sto sbagliando qualcosa, non andrò a metterlo completamente giù perché lo farò poi quando andrò a montare definitivamente la figure, però abbiamo quindi la possibilità di inserire anche questo nell'apposita sezione, quindi anche qui, cura del dettaglio molto maniacale. Per quanto riguarda il fodero ragazzi nient'altro da dire, come vi dicevo può ospitare tranquillamente la lama, io farò massima attenzione ma come vedete entra ed esce molto tranquillamente, e che dire anche qui qualità eccellente spostiamoci poi sulla cintura che è realizzata in vera pelle e con la borchia in diecast in metallo guardate anche in questo caso le rifiniture molto piccole con questa verniciatura dorata c'è anche questa sorta di sacca che è in in tessuto in tessuto molto bene e poi qui ci sono i fori che però sono finti fori come vedete nella parte posteriore non sono davvero bucati ma è solo per vendere l'idea che sia una vera cintura poi quando si andrà ad applicare ad Aragon vedremo ci sarà almeno da istruzioni da fare un nodo particolare ma non prima di aver inserito tutta, tutti i vari altri accessori vari bosselli in dotazione ad Aragon anche qui dettaglio con questa sorta di occhi che vengono stampati sulla pelle ed è dotata anche di questo piccolo Ferma qualcosa, non so come definirlo. Come vedete, con una piccola fibbia metallica che permetterà appunto di essere applicata sulla cintura per andare a fermare tutto il vario equipaggiamento che vi applicheremo. E a proposito di cose di piccole dimensioni, non possiamo non trovare la pipa che abbiamo già visto in Gandalf. Qui è un po' diversa sia nella forma sia nella colorazione, con un colore. Un po' più tendente al giallo, quindi un marroncino un po' più chiaro, e anche qui c'è un'ottima resa del tabacco acceso con uno sfondo nero nero sul grigiastro. E poi invece il centro un po' più arancione, dà la sensazione appunto che la pipa sia accesa. È realizzata in plastica, anche qui troviamo addirittura delle sfumature. Qui c'è un po' più di giallo, e via via che ci si avvicina alla parte con il tabacco, invece vi è un marroncino un po' più intenso. Poi troviamo anche il capolavoro secondo me tra questi accessori perché è ricca di dettagli nonostante le minuscole dimensioni, spero che voi riusciate a vederla ragazzi, ma troviamo la stella del Vespro che viene donata ad Aragon da Arwen ed è bellissima, è ricca di dettagli, ha una colorazione bianca argentea con dei dettagli in argento che sono fenomenali, c'è anche una piccola pietra sopra che riflette molto bene la luce e tutto questo è realizzato in diecast. Bellissima, non vedo l'ora di applicarla ad Aragon. Altra arma ricca di dettagli è questa lama elfica, anche questa bellissima, non so se abbia un nome particolare e non so nemmeno che cosa significhi la scritta che troviamo sulla lama, anzi se lo sapete ragazzi scrivetemelo qui sotto nei commenti perché sono molto curioso. Stessa qualità nella verniciatura, ovviamente sto parlando di materiale metallo, diecast, stessa qualità nella verniciatura di quanto abbiamo visto in precedenza con questi ornamenti lungo tutta la lama che rende tutto davvero unico e super dettagliato, così come i vari segni di puntinatura che segnano un po' l'usura e l'ossidazione della lama, quindi bellissimo. Poi manico invece realizzato in quello che credo che sia plastica rigida con questa colorazione marrone con delle leggere sfumature che spero riusciate a cogliere in camera e parte terminale invece dorata con una leggera sporcatura di vernice rossa in alcuni punti per andare a rendere il tutto ancora più realistico. Anche questa lama elfica è dotata di un proprio fodero realizzato in plastica ottima la colorazione anche in questo caso con le varie cinture non so come chiamarle ma sono in pelle vera con varie rifiniture invece verniciate di mh, colore dorato insomma di verniciatura dorata ovviamente può essere può accogliere la lama andandola ad infilare in questo modo sempre con la massima cura ma questo sarà il risultato finale. Qualora decidiate di esporre Aragon con la lama all'interno del suo fodero. Anche vista così, ragazzi, secondo me è davvero bella. Veniamo poi alla cappa di Aragon che viene fornita ben piegata. In realtà da Inart, ma io non sono stato capace di ripiegarla come prima. È ovviamente in tessuto, un tessuto molto leggero, non è cablata in nessuna delle sue parti, da quello che sento. Con questa colorazione che è un misto tra un grigio chiaro e un verde chiaro, secondo me molto azzeccato con la colorazione della cappa di Aragon. Ha ah, ovviamente il cappuccio, poi la vedremo anche indossata da Aragon. E qui la particolarità è la spilla di Lovien a forma di foglia, anche questa super dettagliata con dei della verniciatura argentata sia sul contorno della foglia sia al suo interno con le varie venature anche questa piccolo capolavoro in art ci fornisce poi questo polishing cloth che dovrebbe essere una sorta di kit per andare a pulire probabilmente la cappa non vi saprei dire ragazzi ma poi leggerò qualcosa in merito ma comunque dovrebbe servire proprio a questo per silver e gold, forse per pulire qualcosa. Comunque, sempre coccolato il collezionista da parte di Nart. Vi è poi tutta la sezione dedicata all'arco e non solo. Cominciamo con quello pronto all'utilizzo, quindi quello, diciamo, aperto con la corda bella tesa. È realizzato in plastica, non in legno come molti speravano fosse, ma per quanto mi riguarda, non che la cosa mi interessi particolarmente, colorato abbastanza bene, non ci sono sfumature né altro ma non sono necessarie in questo caso secondo me, corda ben tirata e ben legata alle due estremità dell'arco, volendo è possibile anche posare aragorn mentre scocca una freccia, vi è anche l'arco invece non pronto all'utilizzo ma da mettere nella faretra che vedremo fra un attimo, vi è la corda in questo caso intrecciata lungo la struttura dell'arco, anche qui tutto molto ben fatto, al suo posto nulla di particolare. Parlando a proposito di faretra, abbiamo, è realizzata in plastica con questa parte della tracolla invece in pelle vera e le fibbie che dovrebbero essere in metallo. Sì, lo sono. Nulla di particolare, anche qui vi è una buona colorazione con i vari dettagli in questa vernice metallizzata, delle sfumature anche lungo tutta la lunghezza, scusate il gioco di parole, della faretra, all'interno c'è questa sorta di sacca che può essere rimossa, che è utilizzata appunto da inserire nella faretra per far sì che poi mettendoci le frecce rimangano al loro posto, nulla di che, non so effettivamente che cosa sia, vi è anche un dettaglio metallizzato, nulla di particolare. Poi in questa faretra può essere inserito l'arco in posizione diciamo di riposo non so come chiamarlo ma può essere applicato in questo modo adesso dovrò farlo con una maggiore cura ragazzi magari off camera ma bisognerà allargare un pochino questo lembo di pelle perché mi sembra un pochino stretto ma si può insomma andare a mettere l'arco poi infilato qui dentro immaginate che questo sia all'interno e quindi poi con la faretra se non viene impugnato da Aragorn la faretra alle sue spalle qui le frecce e l'arco appunto attaccato alla faretra bellissima anche questa cosa questo dettaglio poi abbiamo appunto parlando sempre di frecce le frecce che dovrebbero essere tutte uguali anche qui realizzate in plastica flessibile fate la massima attenzione quando le manipolate la punta è ben appuntita, vi è il dettaglio della punta con questa colorazione argentata mentre il resto della punta della freccia è nero. Dettagli anche lungo tutta la freccia fino a culminare nella parte iniziale che ha un incavo, come è giusto che sia, che può essere infilato nella corda dell'arco per andare appunto a simulare come vi dicevo in precedenza la posa in cui Aragorn può scoccare una freccia. In alto ci fornisce anche il letto portatile di Aragorn o sacco a pelo, non so come definirlo, ma questo servirà per le pose più estreme di Aragorn in cui lo vorremmo mettere in collezione mentre dorme, probabilmente. È in tessuto e può essere volendo aperto perché questi legacci, sì, questi lacci qui sono veri lacci, quindi possono essere aperti e completamente disteso il materassino. Cosa che ovviamente ragazzi io non farò mai perché credo che se lo aprissi non sarei mai più nella vita in grado di rimetterlo così com'è. Quindi rimarrà immacolato come non è invece il tessuto. Ha questa colorazione marrone che voi in camera probabilmente vedrete un po' più tendente all'arancione, spero di no ma comunque è di un classico marrone, molto standard, con i legacci invece di una colorazione un po' più chiara ed è sporco ovunque. Ha varie tracce di sporco, di verniciatura sul nero, insomma, che lo rendono vissuto e molto realistico. L'altra colla è ovviamente in vera pelle, almeno così dovrebbe essere e quindi anche qui massima cura dei dettagli, anche per un semplicissimo materassino. Ci siamo quasi ragazzi, siamo quasi in fondo alla sezione accessori, quindi resistete se siete ancora qui con me, ce l'abbiamo quasi fatta. Qui abbiamo un altro accessorio in tessuto che dovrebbe essere il mantello, la cappa di Aragon, ma questa volta legata e di una colorazione verde militare tendente molto al grigio con i vari legacci in cordura che lo tengono tutto molto compatto e molto unito. Diversi i segni di sporco e di usura di questo colore marroncino tendente al giallo. Ci sono poi diverse paia di mani intercambiabili a partire da quelle montate di default sulla doll in posa rilassata che trovo essere anche le più pulite. Oddio, la destra non tanto, ma rispetto a quello che abbiamo come alternativa vi assicuro che lo sono. Ne prendo due a caso, quindi una sinistra e una destra, ovviamente non sono simmetriche, la destra ha il guanto realizzato in plastica, ma ha una resa che lo rende molto simile alla pelle e resa benissimo, ovviamente. La sinistra invece è in questa posa con le dita leggermente chiuse con una replica dell'anello di Barahir o Barayev che Secondo me è fenomenale, non so quanto voi riusciate a vederlo in camera, ma la pietra verde e tutti i vari dettagli argentati di questo anello, ovviamente c'è qualche segno di sporco perché anche la mano è molto sporca, molto provata dai segni della battaglia, ma e vi assicuro, è fenomenale. La cura nel resto della mano della verniciatura è impeccabile. Guardate anche l'interno con questa parte del palmo che è leggermente più chiaro, mentre l'interno è più sporco, più usurato. Così come i segni delle unghie che non sono uguali per tutte le unghie, che sono ovviamente scolpite, ma si alternano. Quindi ci sono le due unghie centrali, le due dita centrali che sono un po' più sporche, mentre le altre lo sono meno questa è una cura del dettaglio assoluta è una piccola chic che voglio mostrarvi è questa parte qui la parte dove va la spada diciamo è più segnata più sporca più usurata così come le nocche bellissima anche in questo caso ovviamente stessa cura del dettaglio poi abbiamo altre due mani sempre sinistre sempre in pose alternative e poi la questa qui Ovviamente per la presa, la mano destra, per la presa della spada o delle varie armi in dotazione, e poi altra esclusiva di questa edizione premium sono le due mani insanguinate. È un sangue che sembra non essere fresco, ma un sangue appunto secco, che è qui da un po', su queste mani sporche, e sulla mano destra, quindi quella con il guanto, è reso benissimo anche la pelle che. È un pochino sporca un pochino no ma le dita come vedete sono piene piene di sangue e la resa è ottima si vede soprattutto in questa mano sinistra in cui perfino l'anello è leggermente sporco e le sfumature del sangue si fanno più intense sulle nocche e sulle dita mentre vanno via via con le varie gocce come vedete le varie le varie insenature delle mani che sono segnate appunto da queste macchie e anche l'interno con le linee della, della pelle, del palmo delle mani che viene, viene solcato quasi dai segni di questo sangue secco, leggermente più scuro rispetto all'esterno. Anche qui, ragazzi, nulla da dire. Davvero una verniciatura fenomenale. E per concludere questa lunghissima sezione accessori, ragazzi, mi scuso per la durata, ma secondo me era necessario rendere giustizia a tutto questo bendendio che ci ha fornito in art con Aragon. Abbiamo il cilindro protettivo per l'Ed head sculpt che posa su una base cromata ed è poggiata su un normalissimo peg. Andiamo a rimuoverne il coperchio e la gomma piuma che va a proteggere l'head sculpt e l'innesto del capello. Basterà semplicemente fare un pochino questo gioco per rimuoverla senza creare danni. Allora ne parleremo fra pochissimo in modo più approfondito quando la monterò sulla doll Ma quello che vi posso dire è che secondo me è eccezionale Sapete benissimo chi mi conosce da un po' di tempo che non tendo a proteggere Diciamo e ad elogiare qualsiasi acquisto io faccia o altro Anzi tendo a essere sempre molto critico Questo head sculpt è stato criticato da molti perché non ritenuto non uguale Non fedele a quello che era il prototipo vi posso dire che probabilmente è così, ma ci si avvicina in realtà tantissimo. Io vedo sia in camera che ovviamente lo vedo di persona, e la percezione che avete voi in camera vi assicuro che è totalmente differente da quello che vedo io dal vivo. E vi assicuro che in base all'angolazione della testa, in base a come tocca la luce e alla tipologia della luce che va ad, ad illuminare questo head sculpt cambia tantissimo fidatevi di quello che vi dico, mi piacerebbe appunto che foste qui con me, ma non potete esserlo, ma vi assicuro che è così. Vi è comunque anche la possibilità di ruotare gli occhi in modo separato con i joystick, infatti già un occhietto si è spostato e adesso comunque lo montiamo sulla doll, esaminiamo sia la doll che in modo più approfondito questo head sculpt. Eccomi di nuovo qui, tornato finalmente con Aragorn. Con i propri accessori assemblati e ovviamente con l'ed sculpt montato, non è stato facilissimo per me ragazzi. Perché, <ride> come dicevo già per Gandalf, sono alle prime armi con questo tipo di doll. Con capelli innestati e con parti da assemblare. Quindi mi perdonerete magari se vedrete qualche sbaglio qua e là. Questo non lo so, però sicuramente ci sarà altro lavoro da fare su quello che vedete in questo momento. Allora, come vedete. Ho montato il cinturone con questo accessorio che ragazzi prima mi sono sbagliato, vi ho detto probabilmente che era semplicemente un fermo per la cintura, invece è una, una, pietra, una pietra per affilare la lama, cosa che ho letto poi sulle istruzioni, quindi vi chiedo scusa per prima. Come vedete nel cinturone va, vanno applicati vari foderi, qui ho riposto il coltello all'interno del fodero della spada con la spada al suo interno. E poi anche il resto, qui vediamo la lama elfica nel suo apposito fodero. Devo ancora sistemare qualcosina, ragazzi, anche perché in questo momento lo sto tenendo in modo orizzontale rispetto al piano, quindi qualcosa si è un po' sfasato, ma vedrete che poi quando andrò a sistemare tutto si vedrà ancora meglio. Poi, ovviamente, una volta messo tutto l'armamentario, bisognerà fare un semplice nodo. Alla cintura di pelle, e questo dovrebbe essere più o meno il risultato. Poi il vestiario andrebbe magari aperto un pochettino, un po' di più, ci sono questi nodi che vanno un po' sciolti per aprire un po' la veste, come vedete ci sono vari livelli di vestiario, vari layer in questo Aragorn. Sono andato a mettere anche la stella del Vespro al collo e ovviamente l'head sculpt per quanto riguarda l'head sculpt ragazzi già vi ho accennato prima i capelli ovviamente sono da sistemare così sono un pochino magari un pochino piatti perché erano all'interno del cilindro con la gomma piuma che teneva tutto fermo ma come suggerisce in art nelle istruzioni andranno magari con un pochino d'acqua e una puntina veramente di gel per capelli andranno modellati perché quelli di Aragorn erano un pochino più mossi quindi quello sarà un lavoro da fare ragazzi, ma non lo faccio adesso, <ride> mentre sto facendo il video lo farò in un secondo momento con più calma. Allora, head Sculpt, già vi dicevo prima, adesso lo vediamo un po' più nel dettaglio, secondo me le voci in cui si diceva appunto che non... cioè le critiche che sono state mosse verso questo Ed Sculpt secondo me sono ingiustificate. Vi ripeto, voi avete una percezione differente, ma io che lo vedo dal vivo, ragà, è veramente stupendo. In ogni suo dettaglio, dalla resa del viso con gli occhi di, di Vigo Mortensen che sono leggermente um, spenti, non so come dirlo, ma con uno sguardo un po' più un po profondo, insomma, non proprio acceso. E qui l'espressione, secondo me, è resa perfettamente, così come la barba e il colore della pelle. Andiamo a spostare un pochino i capelli per... Vedere ulteriori dettagli nelle sopracciglia e nelle varie macchie della pelle, insomma cura massima come si confà ai prodotti in arte. Per adesso purtroppo ho avuto la sfortuna di vederne solo due, questo è il mio secondo, ma credo che anche gli altri come Harry Potter e altri capolavori non mi smentirebbero. Voglio vedere un attimo, ecco qui, andando ad alzare un pochino la testa, innanzitutto vabbè qui si vede il gap che però... In teoria, nessuno andrà a vedere mai la doll da sotto, però diciamo che è giusto dire tutto quanto. Ci sono anche, come vedete giustamente, un po' i segni della barba appena fatta qui sul collo. E volevo notare appunto se ci fosse differenza fra il colore della pelle del collo e quello della, della testa, della, del viso. Ma sembra invece tutto identico, quindi anche da questo punto di vista, complimenti. Per le proporzioni, ragazzi, io cioè, vedo un corpo abbastanza tonico, muscoloso, ma comunque con delle proporzioni rispettate rispetto a quelle che sono eh, quelle dell'attore. E per quanto riguarda il vestiario, adesso qui si vede ancora troppo collo perché ovviamente non ho messo la cappa che ho qui vicino, almeno questa è la prima delle due versioni, la seconda è quella ancora ravvolta, questa qui che ha dei toni più sul verdastro blu e non gliel'ho messa proprio per mostrarvi poi in modo più eh, veloce, in modo più rapido, più pratico i dettagli del vestiario la cappa avrebbe infastidito un po' il tutto allora abbiamo questo primo strato diciamo che è completamente in tessuto non vi so dire assolutamente che tessuto sia ragazzi a questo pattern particolare con delle cuciture qui sulle spalle in, nella parte posteriore è diviso in varie sezioni una sorta di cappotto e fa un po' di attrito come avevamo visto anche per Gandalf con quello che è il layer la tunica che ha sotto quindi come vedete non è cablato purtroppo quindi un difetto glielo trovo non è cablato ma comunque l'attrito che c'è fra i due tessuti fa sì che comunque possa stare in posizione in modo abbastanza buono e pratico nella parte sottostante invece abbiamo appunto quest'altra tunica con diversi segni di usura e di sporco, soprattutto nella parte bassa, con anche questa parte tagliata, un po' frastagliata, come giusto che sia, e varie cuciture dappertutto. Vediamo se la stessa cura è stata riposta anche sul back. Sì, e anche, ovviamente, nella parte sottostante. Sotto, poi a questa tunica di questo marrone c'è una ulteriore sottoveste di colore grigio anche questa con veri lacci che vanno a comporre un po il tutto questo come vi dicevo prima secondo me andrebbe un pochino aperta poi ci lavorerò un po e se andiamo ancora sotto comunque non riesco a vedere bene le fattezze del body ma comunque vediamo un po di pelo insomma è stata data cura anche al body se anche se probabilmente non si vedrà mai ovviamente potremo anche spogliarlo quando se necessario per togliergli anche il cappotto e magari esporlo con questa tunica o mettergli semplicemente la cappa insomma possiamo fare più o meno quello che vogliamo poi spostiamoci adesso sugli avambracci dove troviamo queste parti queste parti di armatura che sono, se non mi sbaglio ragazzi, sono in pelle vera. Quindi davvero complimenti, pelle vera con queste borchie, queste cinghie che sono in metallo e veri lacci che vanno a comporre ad unirli qui. Bellissimi i dettagli anche la lavorazione che troviamo sulla pelle vera, se è davvero pelle vera ragazzi, il lavoro che è stato fatto è immenso, quindi ancora complimenti, così come questa, questa parte argentata che rende benissimo. L'architettura diciamo di questa armatura. Dall'altra parte, ovviamente la stessa cosa. Massima cura anche per il tessuto dei pantaloni. Anche qui cura del dettaglio per questa parte che è meno esposta al, alle condizioni climatiche, al fango, al, alle condizioni di battaglia, insomma, che è meno usurata. È invece, questa delle ginocchia, come vedete, più sporca. Stessa cosa sul back, anche qui meno usura per la parte superiore qui invece dietro le ginocchia c'è maggiore sporco e maggiori segni di usura complimenti anche per questo poi vediamo gli stivali anche gli stivali sono in tessuto con i vari lacci che tengono il tutto qui lacci che vediamo anche sul lato io ragazzi veramente non so più cosa dire non vorrei essere prolisso e ripetitivo però ecco anche qui si vede una cura Maniacale, guardate anche le suole con diverse parti consumate in base a dove poggia il piede e segni di sporco di fango e quant'altro anche su tutto il resto. Nulla da dire, ragazzi, non so più davvero che cosa dire. È, secondo me, è una doll quasi perfetta. Appunto, potrete trovare il difetto del cablaggio come avevo trovato in. In Gandalf, questa, questa qui, questa K è, non è cablata, mentre questa dovrebbe esserlo. Questa qui che ancora è ancora chiusa e non ho intenzione di aprirla, ragazzi. Ma questa dovrebbe avere un cablaggio. E quindi niente, andrei con le articolazioni, cominciando dalla testa. Ovviamente abbiamo già visto come farla andare verso l'alto. Più o meno fin qui, potrei spingermi ancora oltre, ma è più che sufficiente. In basso, invece, fino a toccare con. Il mento, la parte del collo della clavicola, poi ovviamente può ruotare a destra e a sinistra e piegarsi lateralmente. Ragazzi, sto avendo un po' più di cura nel muovere questa testa perché ho paura di rovinare l'innesto dei capelli. Poi andiamo sempre sulla spalla con una butterfly joint e braccia che possono andare oltre la linea dei 180 gradi, sia in avanti che indietro. Rotazione del bicipite, spalla anche qui fino ai 180 gradi forse un pochino limitato dalla cucitura, dalla cucitura del vestito scusate ma nulla di particolare doppia articolazione al gomito che permette di superare i 90 gradi e articolazione ovviamente anche al polso per mani e polsi ragazzi vi ricordo come per il Gandalf che vi è un doppio sistema di peg più magneti per la mano quindi viene ancorata al polso e lì rimane poi Vediamo un attimo l'articolazione del torace che si può piegare in avanti. Molto bene, direi anche all'indietro di parecchio, lateralmente, e anche in questo senso. Andiamo sulle gambe anche le gambe ottima la mobilità in avanti, indietro, invece, molto ostacolata dal solito problema, ragazzi, del, della scultura del bacino. Doppia articolazione, articolazione un po' particolare, questa del del ginocchio, un po' duetta, fa un po' di frizione, sentite? Però, insomma, è un problema solo. Ah, no, anche questa. Vabbè, niente di particolare. Comunque, si muove, non, non ha problemi. E poi vediamo un po': qui con questo tipo di stivali se c'è un'articolazione particolare. Nulla di che, possono andare in avanti, in, indietro, lateralmente, e sono liberi di ruotare in tutte le direzioni. Quindi ottimo anche dal punto di vista delle articolazioni, adesso provo a dargli una qualche posa ragazzi e poi ci vediamo per le conclusioni su questo Aragorn. Eccoci qui, ragazzi, per la conclusione del video, che voglio iniziare ringraziando tutti voi che siete arrivati fino a questo punto. Vi chiedo scusa per la lunghezza, per la durata del video, ma come avete potuto vedere c'era tanto di cui parlare e tanto da analizzare. Cercherò di essere un po' più breve questa volta e di parlare, però, a ruota libera, perché secondo me ce n'è bisogno. Sapete quanto io non ami parlare di perfezione, già ne avevamo discusso per il video di Gandalf, sempre di Nart. Ma anche in questo caso diciamo che ci si avvicina parecchio. Ok, molti avranno da replicare sul fatto che l'head sculpt non è quello del prototipo. Io, ragazzi, sinceramente non vedo tutta questa differenza, probabilmente non è lo stesso del prototipo e vi do ragione. Però vi assicuro, ragazzi, credetemi, purtroppo non potete essere qui: credetemi, ma visto dal vivo la percezione dell'occhio rispetto a quello che vedrete in camera con le luci puntate. E tutto quanto, poi cercherò magari da qualche parte di mettervi due foto a confronto per farvi vedere appunto quanto cambi l'head quanto cambi l'espressione del viso con un tipo di luce da una determinata angolazione e con un altro. Invece. Vi assicuro che il lavoro è eccezionale. Anche i capelli sfumati con ciò che magari più brillanti, altri un po' meno, con più profondità, con meno profondità. Ragazzi, il lavoro è strepitoso! L'unico difetto, appunto, posso ritrovarlo nell Sculpt, nella barba, forse c'era bisogno di una barba un po, più, di un po' più scura per dare ancora più profondità, il, i vestiti non sono cablati, soltanto la tunica, quella che si può far indossare ad Aragon per ricreare la scena in cui si presenta per la prima volta nella compagnia dell'anello, solo quella è cablata e il resto non è cablato quindi insomma si può migliorare si può sempre migliorare ma già questo Aragon rispetto al Gandalf ha fatto vedere ha mostrato qualche miglioramento e qualche cambiamento primo fra tutti la basetta poi massima cura dei dettagli ragazzi per qualsiasi cosa dalle mani guardate di nuovo quelle insanguinate dove, dove ci sono i segni di usura dagli stivali ai vestiti nei punti giusti insomma ragazzi un'altra categoria qui veramente non stiamo parlando e non è non voglio parteggiare per una fazione rispetto a un'altra queste sono stronzate per me lo sono sempre state ma è giusto criticare dei prodotti quando è giusto farli voi sapete che io sono sempre il primo a farlo ma c'è anche da dar merito quando c'è da darlo in questo caso ragà qui parliamo di arte in art in questo pezzo in Gandalf e probabilmente in altri pezzi che non posso giudicare perché non ce l'ho, è arte, non stiamo parlando di giocattoli ma di arte. E l'hanno dimostrato con questo Aragon Premium, l'hanno dimostrato con Gandalf e spero che continueranno a dimostrarlo perché vale davvero la pena ogni euro speso per un prodotto del genere. Per il resto, in art, spero che non ci lascerai a metà wave, spero che farai tutta la compagnia dell'anello, sono in attesa adesso più che mai di Legolas e del Nazgûl, anche se il Nazgûl non c'entra niente con la compagnia, però spero davvero che farai tutta la compagnia. Sogno un Gimli, per quanto io sia affezionato ai nani, ma anche Frodo e tutti gli altri, spero davvero di poter riempire quello scaffale dedicato al Signore degli Anelli con quello che credo che per il momento siano i migliori prodotti dedicati. Detto questo ragazzi, grazie ancora al Colosso dei Nerd per avermi dato questa possibilità, grazie a tutti voi che siete arrivati in fondo a questo video lunghissimo, e ci vediamo come sempre a un prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, a presto!